Anche quest'anno, nel giorno dell'Epifania, 200 clochard hanno pranzato all'Hotel Principe di Savoia di Milano, serviti ai tavoli da politici, esponenti delle istituzioni, personaggi dello spettacolo, in occasione della Befana dei Clochard, iniziativa benefica promossa da City Angels. Per i 200 ospiti, un menù rigorosamente vegetariano, in segno di rispetto per il pianeta e l'ambiente, cucinato da Christian Garcia, chef del Principe Alberto di Monaco. A servire, tra gli altri, il vice ministro dello sviluppo economico, Stefano Buffagni, gli assessori regionali a welfare e sicurezza Giulio Gallera e Riccardo Decorato e quelli comunali all'edilizia scolastica Paolo Limonte, alle politiche sociali Gabriele Rabaiotti e la vice sindaco Anna Scavuzzo. Tra i nomi del mondo dello spettacolo, la cantante Ivana Spagna, gli attori Enrico Beruschi e Beppe Convertini. Bellissimo far divertire, portare gioia nel cuore a 200 senza tetto, che sono andati a mangiare in un ristorante da principi, il Principe di Savoia, per un giorno si sono sentiti principi anche loro, e questo è molto bello. Noi naturalmente cerchiamo di farli stare al meglio 365 giorni l'anno. Poi alla Befana c'è la ciliegina sulla torta, che piace a tutti, figurati quanto piace a loro che non hanno niente. È stato bello vedere, tra l'altro, studenti, personaggi noti che hanno servito ai tavoli. È stato bello per i senza tetto e bello per chi ha partecipato in veste di cameriere, perché ha potuto toccare con mano la solidarietà, parlare con questi clochard, condividere le loro esperienze. E poi il momento saliente è stato quando la cantante Ivana Spagna, testimonial dei City Angels, ha fatto il suo concerto che è durato una mezz'oretta e i clochard sono andati lì a abbracciarla, a ballare con lei. È stato veramente fantastico. È un evento di solidarietà, un evento anche un po' mondano, di spettacolo, insomma, tant'è che tutti vorrebbero venire a questo evento in veste di camerieri, ma dico per carità basta perché siamo già fin troppi e quindi dobbiamo selezionare. Vogliamo che ci siano personaggi noti perché chi ha notorietà ha anche una grande responsabilità, è un opinion leader ed è bello che divulghi messaggi positivi.